Buongiorno, benvenuti al Museo di Storia della Fisica dell'Università di Padova. Dunque, si parla molto oggigiorno di fake news in tutti i campi, anche nel campo della scienza, e la comunità scientifica è impegnata a cercare di combatterle. Fake news è una parola inglese che solo da poco tempo viene utilizzata in italiano, quindi si potrebbe pensare a un fenomeno recente. Naturalmente no. Fake news, bugie, false notizie esistono da tempo immemorabili. Da quando però la comunità scientifica cerca di combatterle in modo esplicito, in modo specifico? E quali sono le fake news del passato? Beh, lo vedremo in questi due video. E innanzitutto, per cercare di iniziare a rispondere a queste domande, vi propongo un salto indietro nel tempo. Andiamo nel 600, periodo di svolta, periodo della cosiddetta rivoluzione scientifica inaugurata da Galileo Galilei. Beh, è proprio in questo periodo che si delineano alcune delle principali caratteristiche della scienza di oggi. Ogni modello, ogni teoria deve essere basato su osservazioni ed esperimenti. Queste osservazioni, questi esperimenti devono essere ripetibili, osservabili da tutti. Se si pensa che fino ad allora ci si basava soprattutto sui testi degli antichi e dei loro commentatori, si tratta di una vera e propria rivoluzione, nell'ambito della quale rimane ben poco spazio per speculazioni vaghe, come ad esempio per gli oroscopi. E non è un caso che proprio in quel periodo un astronomo modenese, Geminiano Montanari, si lancia in una vera e propria battaglia contro gli oroscopi. Geminiano Montanari fu tra l'altro professore a Bologna e poi all'Università di Padova, e proprio qui a Padova, al Museo di Storia della Fisica, conserviamo una sua lente, quindi firmata Geminiano Montanari, datata 1676, un oggetto estremamente raro. Ebbene, dicevo, non è un caso che Geminiano Montanari si lanci contro una battaglia contro gli oroscopi, come lo fa? Ebbene, comincia a elaborare oroscopi in modo del tutto casuale, li pubblica e dimostra che questi suoi oroscopi ottenuti in questo modo funzionano altrettanto bene di quelli ottenuti in modo, diciamo, serio. Pubblica un volume sull'argomento, L'astrologia convinta di falso. Siamo nell'ultima parte del 600. Un bel tentativo di combattere delle fake news, ma direi che è un caso sporadico. E sarà con il 700 che la comunità scientifica si lancerà in una vera e propria crociata con un programma definito contro le fake news. Perché? Perché nel 700? Beh, all'inizio del 700, a dirigere la Royal Society di Londra, l'Accademia delle Scienze Inglesi, è Isaac Newton. Isaac Newton, che porta alla fisica contributi importantissimi. La fisica di Newton, però ricca di matematica, è considerata di approccio difficile. E proprio nella cerchia di Newton nasce l'idea di provare a diffondere questa fisica newtoniana non solo fra gli esperti, ma anche presso il grande pubblico. Come fare? Proponendo delle lezioni basate su tantissimi esperimenti, tantissime dimostrazioni. L'idea era di presentare in modo diretto, immediato, le leggi della fisica attraverso esperimenti e dimostrazioni spesso spettacolari. Un esempio: i bicchieri di Tantalo venivano usati a lezione, qui ne vediamo due esemplari settecenteschi del museo. Vediamo come funzionano. Facciamo l'esperimento con una versione moderna di bicchiere di Tantalo. Versiamo del liquido. All'inizio il bicchiere si riempie normalmente, come un qualsiasi bicchiere, ma quando il liquido arriva oltre un certo livello, vedete che il liquido comincia a uscire.
dalla parte inferiore del bicchiere e voi potete continuare a versare, versare non riuscirete mai a riempire questo bicchiere che ben merita il nome di bicchiere di Tantalo. Anzi, a poco a poco il bicchiere si svuota completamente. Perché? Beh, perché all'interno è inserito un sifone. Quando il liquido arriva oltre un certo livello, il sifone si riempie di liquido e a questo punto, anche a causa della pressione atmosferica, il liquido del bicchiere viene risucchiato e in questo caso espulso all'esterno. Si poteva quindi in una lezione di fisica del Settecento iniziare con la presentazione della dimostrazione dei bicchieri di Tantalo e poi proseguire spiegando l'azione della pressione atmosferica. In questo modo si stupiva all'inizio il pubblico, lo si portava a riflettere per poi fornirgli tutte le spiegazioni necessarie per capire. L'abate Nollet, ad esempio, che era lo scienziato di corte del re di Francia, uno dei più famosi professori dimostratori dell'epoca, scrive in modo esplicito, rivolgendosi agli altri professori di fisica sperimentale dell'epoca: anche se vi è permesso di fissare l'attenzione dei vostri ascoltatori tramite fenomeni che li sorprendono, non è degno di un fisico lasciar loro ignorarne le cause. Poiché, lo ripeto, il nostro primo punto di vista deve essere di insegnare, illuminare. Quindi, vedete, a parte che è chiaro, siamo nel cuore del secolo dei lumi, ma lo scopo dei professori di fisica dell'epoca, dei fisici dell'epoca, era far riflettere, portare luce. E quindi è chiaro che nell'ambito stesso delle lezioni di fisica vengono presentate fake news. Vengono presentate per combatterle diverse fake news. Per esempio, John Theophilus de Saguilier, membro della Royal Society quando Newton era presidente della stessa accademia, John Theophilus de Saguilier fu uno dei primissimi a proporre queste lezioni, dimostrazioni, sia in ambito universitario che al grande pubblico di Londra. Scrive un manuale di fisica sperimentale in cui raccoglie le proprie lezioni, manuale che verrà tradotto in diverse lingue europee. E in questo manuale troviamo, ad esempio, delle stampe come queste, in cui vediamo un uomo molto robusto che resiste alla forza di diversi uomini tutti insieme uniti contro di lui, oppure qui ritroviamo lo stesso personaggio in questa particolare posizione di equilibrio. Qui lo vediamo coricato con un'incudine sulla pancia e un altro uomo che martella contro l'incudine. Ancora, vediamo sempre questo robusto personaggio impegnato a sollevare un cannone con il bacino. Di cosa si tratta? Beh, De Saguilier lo spiega. Era andato a visitare una fiera nei dintorni di Londra e aveva assistito alle performance, diciamo, di questo forte tedesco che si vantava di quasi poteri particolari, una specie di superuomo, e naturalmente in questo modo si guadagnava da vivere. Ebbene, De Saguilier che cosa fa? Va a assistere diverse volte a queste lezioni e interpreta tutte queste performance attraverso le leggi della fisica. Più specificatamente attraverso le leggi della meccanica. Conosce molto bene l'anatomia del corpo umano, osserva bene quali strumenti, quali ausili usa questo tedesco, tra cui questa particolare cintura, e la sera stessa e nei giorni successivi riesce a riprodurre lui stesso, che non era particolarmente forte, così come altri membri della Royal Society, riescono tutti a riprodurre gli esperimenti del tedesco, non solo, quindi li fanno davanti nell'ambito stesso della Royal Society, quindi si può pensare davanti allo stesso Newton, e li presentano, li introducono nelle loro lezioni di fisica sperimentale. Perché? Beh, come tiene a precisare Desaguliers, in questo modo non ho mai più sentito dire che qualcuno di questi sansoni abbia da allora provato ad imbrogliare il popolo in questo modo, né a Londra né nei dintorni. Beh, è chiaro, la crociata della
comunità scientifica contro le fake news è avviata, ne vedremo altri esempi nel prossimo video. Grazie per l'attenzione.